dove vai a sposarti? T'accompagno. Si capisce. Devo parlarti. E parlò quasi un'ora con voce ferma, la voce dell'uomo che vede chiaramente qual è il suo dovere ed è deciso a farlo anche se gli costa metà del suo sangue. E poi io ho già troppe colpe verso quella povera disgraziata. Ci mancherebbe altro che rifacesse quel gesto. No, no, non mi ci fa nemmeno pensare perché, guarda, non potrei sopportare. Sarei capace di uccidermi pure io. Perché, vedi, tu sei giovane e hai il diritto di essere incosciente. Ma io no. No, capisci? Sì, lo so, ti sto rovinando. Io non posso pretendere di ipotecare il tuo avvenire. Non me lo perdonerei mai. E poi tu a un certo momento potresti anche dirmi che tutte queste belle cose le sapevamo fin da prima. E che magari questo è soltanto un pretesto per liberarmi di te. Dopo che ho saputo di quel tuo difettino. Poi difettino fino a che punto non lo so. No, no. La verità è un'altra. Bisogna saper guardare in faccia la realtà. È stato un sogno molto bello e basta. Tu hai 18 anni, io ne ho 52. Non è per quei 34 anni di differenza che poi sarebbero in meno. È che il nostro amore non può avere nessun avvenire. Coraggio, Titti. È meglio che ci togliamo il coltello dalla piaga. Non ci pensiamo più. Ma sì, è l'unica. Addio, Titti. Addio, merdaiolo. Ci si vede domani al solito posto, a mezzogiorno. No, alla mezza. A mezzogiorno un pignoramento. Va bene.